Il nostro indice principale aveva più volte affrontato il muro dei 25.000 punti e sembrava esserne respinto nei giorni addietro, settimana addietro, però adesso finalmente l'ha superato. Potrebbe raggiungere quindi nuovi traguardi rialzisti. Ci sono però delle incognite molto alte. Una di queste è la pubblicazione dei dati macroeconomici di settimana, le decisioni della Banca Centrale e sia quella europea che quella Fed, i dati del mercato del lavoro che arriveranno tutti in settimana. Ne parliamo quindi con Fabio Pioni. Buonasera a te, Fabio. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti quelli che ci vedono in collegamento. Allora Fabio, il segnale rialzista sembra averlo dato, tuttavia il contesto macroeconomico, tanto tuono che piove, sembra che stiamo andando verso la recessione. Si è stato pubblicato il PIL della Germania negativo, ricordiamo che per la recessione tecnica occorrono 2 trimestri negativi di PIL, però facciamo nuovi massimi in un contesto di un quadro macroeconomico molto, molto debole. Andremo ancora al rialzo sospinti da un'aspettativa di ribasso dei tassi di interesse o andremo al ribasso per effetto di una recessione, come tutte le recessioni complicate, diciamo così, una recessione disordinata? Vediamolo subito, prima di vederlo insieme, voglio sempre andare a definire il fatto che le indicazioni che si vanno a fornire, le strategie che si vanno a individuare sugli strumenti finanziari in acquisto e in vendita sono tutte da definirsi come comunicazioni di marketing, perché non sono redatte secondo i principi giuridici che tutela la ricerca e la via di investimento e non danno luogo di vendita e negoziazione per la loro diffusione. Sicuramente in basso, quando parlavamo di livelli intorno ai 24.000, si è comprato. Qualcuno ha comprato, nel senso, i volumi sono stati in acquisto e questo è stato sufficiente per portare molti titoli, soprattutto bancari, del mercato italiano, del panorama italiano, verso livelli molto più alti, in un trend positivo per quanto riguarda anche il medio periodo. E abbiamo visto l'indice salire fino a questi livelli, 26.000-26.400, che sono livelli molto vicini, manca meno del 10% ai massimi di inizio 2022. Ora, c'è da notare una cosa che volevo soffermarmi a notare insieme a te, è come l'Europa, e l'Italia anche facente parte dell'Europa, sia andata molto meglio degli Stati Uniti. Quindi questo fenomeno di rialzo ha coinvolto quasi esclusivamente i mercati europei e in misura molto più lieve e semplicemente parlando di un recupero più morigerato gli Stati Uniti. Ora, c'è stato quindi un disallineamento, una dicotomia tra le due macro aree che di solito non avviene. E credo che ci sarà invece una convergenza in futuro. E questa convergenza i grafici la dicono verso il basso, francamente. Prendiamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno mai recuperato i 4.200 di Standard & Poor's, che era il livello che avrebbe fatto propulsione verso recuperi maggiori e rialzi. Noi abbiamo sicuramente superato la linea mediana, noi insieme al DAX, ma non abbiamo ancora superato il massimo di 28.095 per quanto riguarda l'Italia. Insieme al fatto che il grafico è negativo, tutto questo però fa propendere per un non fidarsi del rimbalzo, movimento che c'è stato per quanto riguarda l'Italia e per propendere graficamente per una direzione ribassista. Vedremo se effettivamente sarà così come potrebbe aspettarsi l'analisi tecnica. Sicuramente dal punto di vista probabilistico, quindi mio, come si lavora, stiamo aspettando situazioni short che non si sono ancora verificate, dopo aver cavalcato però questo movimento fino a 25.800, non l'ultima gamba quindi, e stiamo aspettando situazioni short. Questa sarà un po' la prova del fuoco del prossimo movimento. Alcuni titoli sono molto vicini, li vedremo insieme magari, ma non c'è ancora questo tipo di evidenza. Aggiungo un fatto, secondo me, importante, sul quale sono sicuro di aver ragione per il futuro.
indipendentemente dalla direzione, quindi se dovessimo anche essere stupiti per il rialzo, cosa che sembra più difficile sia in base ai grafici, sia in base alle prospettive di recessione dell'economia e a chissà anche comunque continuazione dell'inflazione che per adesso si è raffreddata, ma non è in un trend negativo. Se dovessimo essere subiti verso il rialzo, sarebbe comunque qualcosa di incredibilmente volatile. Se invece dovesse esserci una direzione ribassista, anche qui mi aspetto qualcosa di assolutamente volatile, quindi andare sotto i 20.000 punti del minimo precedente di luglio 2022, per quanto riguarda l'Italia nuovamente, anzi 20.030, ci ricordiamo, e andare quindi a fare qualcosa di forte oltre i 20.000 punti. Quindi tanta volatilità che mi aspetto per il 2023 e con un occhio di preferenza ripassata. Ecco, quindi ci sarà una accelerazione secondo te, Fabio, del mercato? Comunque in una delle direzioni, però ci sarà accelerazione. Cosa ti porta ad fare questo tipo di affermazione? C'è sempre stata, se la conosciamo tutti, un'alternanza tra volatilità ristretta, quindi prezzi in un range, e esplosione di volatilità. Nel lunghissimo periodo questa fascia ristretta va più o meno tra i 25.000 punti e i 15.000 punti, quindi 10.000 punti tra questi livelli, e data addietro fino al 2008 addirittura. Quindi tutta questa compressione è veramente lunga. Ma nell'ultimo periodo c'è stata un'ulteriore fascia compressiva che è andata più o meno tra i 26 e i 20.000 punti. Questa poca volatilità che c'è stata, a noi magari ce ne siamo accorti relativamente, però bisogna compararla anche a quello che c'è stato negli Stati Uniti, naturalmente, perché gli Stati Uniti dal 2012 al 2022 hanno visto un'esplosione di prezzi molto marcata, mentre noi siamo stati in una fascia. Quindi noi siamo stati effettivamente in una fascia, anche se magari le oscillazioni in questa fascia di 10.000 punti ci hanno un po' ingannato, ma siamo stati compressi. Queste due compressioni, secondo me, dovranno presto sfociare in qualcosa di non più così controllato, che non ci aspettiamo da tanto tempo. Ricordiamo come funzionano i mercati. I mercati hanno in sé movimenti che stupiscono. Il movimento che ha stupito effettivamente prima di questa lunga lateralità che c'è stata dal 2008 ad oggi, perché il 2020, anno del Covid, c'è stata volatilità, ma comunque non al livello che andrò a citare. L'elemento precedente è stato quello che nel 2008, anzi dicembre 2007, per la verità, fino al marzo 2009, ha portato i prezzi da 42.000 a 12.000. Per quello è un movimento. Non ne abbiamo più visti e credo che ne vedremo presto uno nel proseguo del nostro anno. Ecco, come è compatibile uno scenario recessivo, secondo te, con un rialzo di borsa, se mai dovesse esserci? Assolutamente incompatibile. Non me lo aspetto dal punto di vista razionale, però siamo abituati, lo sai, poi a dar ragione ai prezzi. In tante circostanze non ci saremmo mai aspettati la bolla speculativa internet al rialzo che c'è stata fine anni 90, 1990 e inizi anni 2000, in cui fondamentalmente non c'erano grosse ragioni dei fondamentali. Poi siamo venuti a rendercene conto successivamente, ma l'euforia del momento ci ha un po' ottenebrato, ma non c'erano fondamentali per quel tipo di movimento così marcato. Così, allo stesso modo, la storia ha dimostrato che anche le varie discese in ipervenduto poi alla fine non avevano questi grossi fondamentali. Esempio, il discorso dei PIX, che abbiamo vissuto nel 2011-2012, che poi comunque calmerà. Quindi gli eccessi sono le bolle speculative, di cui stiamo parlando, sia al rialzo sia al ribasso, parliamo in entrambi i sensi,
non possono essere spiegati con la razionalità. Sul momento, ovviamente, qualche fattore giustificativo si trova, ma è un fattore che comunque viene più dall'osservazione dei prezzi piuttosto che dalla realtà effettivamente. E quindi la risposta molto sincera è che non saprei andare ad associare un fattore che possa giustificarlo. Poi, ovviamente, lo si prova, cioè si può andare a dire che magari l'inflazione era un grosso timore ed è andata sotto controllo, si può andare a dire, non lo so, ecco, una cosa che può essere associata è sicuramente la fine o comunque l'armistizio della guerra che ha coinvolto Ucraina e Russia, naturalmente. Questo potrebbe assolutamente essere associato, anche se ovviamente non ce l'aspettiamo, purtroppo, viste le notizie che ci sono a contorno. Però qualcosa anche per il rialzo lo si trova. Va bene, ci puoi trasformare nei livelli le idee che hai, cioè sopra, sotto, quali sono i livelli di riferimento? Ma certamente, allora, il grafico ribassista che io leggo in base alle onde di Elliott viene negato completamente in base a Elliott stesso sopra i 28.095. Quindi basterebbe 28.100 di future sull'indice italiano, che il ribasso non sarebbe più un'opzione grafica. Viceversa, sto aspettando per poter entrare al ribasso sull'indice italiano l'area 25.500, che rappresenta un'area supportiva. Quella darebbe un segnale a probabilità maggiore 80%, che sarebbe un buon indicatore del verificarsi effettivo del ribasso. Sui titoli ci sono situazioni di titoli guida che sono abbastanza vicini a un'indicazione di ribasso. Ad esempio, Eni sotto i 14,02, 14,01, 14, e poi bisogna vedere il punto preciso in cui si andrà a chiudere, darebbe un segnale ribassista. Quindi il titolo diventerebbe ribassista. Enel, che ha fatto un buon recupero, diventerebbe ribassista con una chiusura non troppo negativa, anzi, il titolo in questo momento che lo guardiamo ha già chiuso, con un'indicazione di questo tipo. Il titolo, fammi vedere per cortesia, così do un'indicazione abbastanza precisa. Beh, per la precisione sarebbe già ribassista in questo momento e dovrebbe essere abbandonato. Un altro titolo che è molto vicino è Italgas e che a seconda della chiusura di questi giorni potrebbe dare un segnale ribassista. Quindi queste sarebbero le prime avvisaglie e i primi livelli di qualcosa che in futuro potrebbe trasformarsi veramente nell'inizio di un movimento ribassista. Va bene Fabio. Ecco, per quanto riguarda i singoli titoli, invece, che cos'è che ti piace al rialzo e cos'è al ribasso? Al rialzo c'è poco da osservare in questo momento, perché i titoli hanno già raggiunto, soprattutto i bancari, livelli importanti. E quindi, a parte Poste che potrebbe appoggiarsi su dei livelli che sarebbero dei livelli di acquisto, e anche forse Eni, perché non ha rotto quel livello, per i quali monitorano rispettivamente 9,58 Poste Italiane e area punto 14,02 Eni, tutti gli altri titoli me li aspetto più che altro in indebolimento e quindi in un'ottica ribassista. Questi sono principalmente Italgas, che se dovesse chiudere sotto i 5 e in un certo modo, naturalmente sotto i 5,38 darebbe un bel segnale ribassista. E altri titoli che sto aspettando al varco sono Anima Holding e Autogrill, sempre per un ribasso. I livelli che indico per questi due titoli sono rispettivamente 3,85 e 6,60 euro. Bene, grazie, grazie Fabio, grazie per essere stato con noi. Grazie, arrivederci.